Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Allora, buongiorno. Vorrei partire però da Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle. Ha ascoltato i nostri esperti che ovviamente su ciascun tema, quindi sull'Europa, sull'immigrazione, sull'economia, hanno detto la loro. Si va per esempio per l'Europa da Meloni, che ha isolato l'Italia, invece ha un giudizio di coerenza, quindi destra-sinistra, fino ai dati economici che vengono letti in chiaroscuro. Che cosa ne pensa? Mi fa un bilancio del governo Meloni? Guardi, qui noi dobbiamo dividere la propaganda elettorale che ancora oggi sia Meloni che i suoi solidali fanno dai dati di fatto. Oggi siamo arrivati quasi a metà legislatura. E la Meloni, di tutte le promesse fatte in campagna elettorale e dei problemi dei cittadini, non ha mantenuto né una promessa né risolto un problema. Perché, come lei tutti i giorni fa notare nella sua trasmissione, il problema dei migranti è ancora lì e siamo a metà legislatura. Il blocco navale che proponeva la Meloni per fermare i migranti si è rivelato una grande bufala che non è riuscita a fare perché non si poteva fare. Il nostro paese cresce dello 0, nel biennio dei governi Conte il paese è cresciuto del quasi 13% e con il governo Meloni si stanno attaccando allo 0, è qualcosa, quindi tutti i problemi sono ancora lì. Si dava la colpa al reddito di cittadinanza e quindi le imprese per colpa del reddito non trovavano i lavoratori e oggi ancora al 14 agosto tutti si lamentano che non trovano lavoratori, quindi evidentemente anche quella era una propaganda solo per demonizzare uno strumento del Movimento 5 Stelle. In Europa siamo diventati lo scendiletto di tutti gli altri paesi, tant'è vero che siamo ritornati al patto di stabilità e da quest'anno meno 14 miliardi sul nostro bilancio. Quindi ora, al di là dei cagnolini da cortile della Meloni che fanno sembrare questo governo chissà che cosa, i dati di fatto sono questi e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La realtà diciamo che batte secondo Gubitosa del Movimento 5 Stelle, batte diciamo i commenti. Tutto chiaro, batte i commenti positivi. Insomma, Gasparri, Gubitosa dice tante chiacchiere, però poi alla fine diciamo, la situazione degli italiani non è rosea. Quindi io cito dei fatti, il resto è divagare a ferragosto con i propri solidali. Gasparri, posso fare una piccola replica? Si dice sodali. Posso fare una piccola replica? Prego, Gubitosa. Allora, parliamo dell'aumento dei contratti di lavoro di cui parlava Gasparri. Bene, se un paese non cresce, quindi è come se non aumentasse, facciamo un esempio sulle aziende, il fatturato, come fa dall'altra parte ad aumentare i lavoratori? Cioè, un paese cresce, aumenta il PIL e aumentano i posti di lavoro. Mi faccio completare, Gasparri. Se il paese cresce molto di meno e aumentano i posti di lavoro, significa, ed è matematico, che la qualità, quindi la qualità dei posti di lavoro, i contratti di lavoro non sono evidentemente buoni. Quindi significa che i contratti non sono buoni, che sono sottopagati, significa che i contratti magari saranno. Ma che in matematico, se non aumenta la produzione del paese, allora, i contratti di lavoro dovrebbero crescere in concomitanza con la parte del PIL del paese. Questo è chiaro, è un concetto chiarissimo, Gasparri. Dopodiché, di tutto quanto il resto che ha detto, io sinceramente non ho capito un dato, perché il problema dei migranti è ancora lì. Il problema dei migranti è ancora lì, il problema delle imprese è ancora lì. Non avete dato un centesimo. Prego, Iacometti. Faccia replicare anche a me. Abbiamo tagliato velocemente, Gasparri, perché volevo dare la parola anche a Iacometti. Allora, io penso che tra l'Istat e i solidali, come li chiama lui, di Gubitosa, conti di più l'Istat. I posti di lavoro sono cresciuti a tempo indeterminato ed è un dato di fatto. Tant'è che alle elezioni, scusi Gubitosa, tant'è che alle elezioni il suo partito, che leggo sui giornali neanche a lei piace più, ha dimezzato i consensi e i partiti della maggioranza sono aumentati. Anche questo è un dato di fatto. Ho letto su giornali che non le piace più il suo partito. Allora, una cosa alla volta. Gubitosa, a voi è stata assegnata la tagliatella. Insomma, comunque
È un buon piatto, che dice? Questo campo largo vi va bene così, con la, insomma, iniziare con la tagliatella, saltiamo l'antipasto, andiamo direttamente al primo. Al di là del nome campo largo, campo giusto, come vogliamo chiamarlo, io penso che il Movimento 5 Stelle, se vuole in qualche modo mandare a casa questo governo alle prossime elezioni, deve obbligatoriamente dialogare con le altre forze di opposizione. Anche ovviamente con questo Renzi, non significa dubitosa anche con Renzi, quindi con Renzi ho qualche dubbio, perché Renzi lo sappiamo, ma non perché noi ce l'abbiamo con Renzi. Chiariamo questo concetto: noi personalmente contro Renzi non abbiamo nulla, però siamo contro la politica di Renzi. Renzi entra nei partiti e distrugge tutto, dalla base del partito ai leader. Quindi lo abbiamo già visto con il governo Conte, l'abbiamo visto anche quello che fece con il PD. Purtroppo a noi preoccupa l'inaffidabilità politica di Renzi. Poi ovviamente il PD fa quello che vuole, ma per noi Renzi, il PD lo sa, che è un problema. Ma detto questo, perché io non penso che l'unione delle forze di opposizione contro questo governo debba obbligatoriamente parlare con Renzi, perché o c'è Renzi oppure se no non se ne fa nulla, sarebbe assurda questa cosa, noi siamo in questo momento obbligati a parlare con gli altri partiti di opposizione per mandare a casa questo governo. E questo non significa però un accordo strutturale su tutte le città d'Italia, diciamo tema per tema, diciamo un'agenda, un'agenda, un'alternativa dubitosa tema su tema. Posso chiederle? Certo. Perché anche sui territori vanno rispettati i territori, quello che c'è stato sul territorio, perché non è che andiamo in un territorio e mettiamo la nostra comunità e le obblighiamo ad andare per forza con il PD o con altre forze politiche se su quel territorio non ci sono le condizioni. Senta una cosa, Gubitosa, mi colpiva la frecciatina che ha lanciato Maurizio Gasparri, ma che cosa è successo con Conte? Perché ha detto questo partito non le piace più, delle divergenze che vuole, diciamo... Infatti, ma stiamo scherzando. Che Gasparri ha detto, allora, ho letto che non le piace più. Lo so come è uscita questa notizia. E le posso dire solo una cosa: è il 14 agosto e io sono qui dalle 8 collegato con lei a e portare alta la bandiera del Movimento 5 Stelle, cosa che farò per molti anni, mi auguro per tutta la mia carriera politica, e che ha detto questo non conosce la mia storia anche da 25 anni di imprenditore. Io sono una persona leale, corretta, e in questo momento con Conte stiamo portando avanti un progetto, sono leale nei confronti di Conte, quindi io smentisco questa notizia, e il fatto che io sia qui a portare alta la bandiera del Movimento 5 Stelle lo dimostra, Gasparri. Quindi ha letto, Maurizio Gasparri ha letto male, Gubitosa ha smentito assolutamente. L'ha letto anche Gubitosa, però non esiste. La notizia era falsa, era tendenziosa. Allora, veramente in un tweet, perché poi ci dobbiamo salutare con Maurizio Gasparri e Gubitosa, velocemente, Gubitosa, questo quello che è accaduto, insomma, c'è ancora molto da fare. Guardi, c'è ancora molto da fare, e soprattutto io credo che partiti di maggioranza come la Lega debbano smettere di creare in Italia un nemico, in questo caso, ecco, queste forme di razzismo contro gli extracomunitari, dando la colpa a loro magari di alcuni disagi del paese, per creare dei simboli alla Vannacci, che poi è vero, io concordo con Gasparri che ora Vannacci dovrebbe andare a casa, ma in realtà un partito della maggioranza lo ha portato al Parlamento europeo, e oggi l'Italia quindi è rappresentata da un esemplare come Vannacci lì, politico, che deve ovviamente rappresentare l'Italia in quei contesti, si fa di queste esternazioni, perché la Lega ha creato il personaggio per prendere i voti. Quindi non è che l'Italia... E ne ha presi anche tanti, tra l'altro ne ha presi anche tanti per diventare europarlamentare in Europa. Sì. I cittadini non è che sbagliano a votare, ma se i partiti creano una narrazione, noi l'abbiamo sperimentato con il reddito di cittadinanza, col super bonus, hanno creato delle narrazioni
aiutati anche da parte della stampa e parte di trasmissioni televisive, non mi riferisco alla vostra ovviamente, che ovviamente creano questi miti e poi prendono anche i voti. E quindi purtroppo c'è questo problema che dobbiamo risolvere con i partiti tipo Lega. Grazie Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle.